Ecco, come sempre, sapete che la mia tendenza è del fare senza glutine, no? Perché trovo dei bellissimi risultati lo stesso anche con la farina di riso. Ma naturalmente questa ricetta, se uno non ha farina di riso o non vuole farla senza glutine, sostituisce pari peso il peso della farina di riso con la farina di frumento. Se utilizzate invece farina di riso, è condizione indispensabile, se guardiamo dentro la ciotola qui, che sia di questa struttura, perché questo poi fa la fine della torta per il cioccolato che qualcuno di voi ha provato a fare e non gli veniva, perché scelta della farina di riso sbagliata. Deve essere impalpabile come la farina di frumento, quindi a granulometria finissima. Se trovate la farina di riso più grossa, quindi tipo semolino, e la utilizzate nella ricetta, non lega. Se non lega, poi nel caso di una frolla si rompe tutta e non riusciamo neanche a fare le forme. Nel caso di una torta come quella di pere e cioccolato, tutte le pere affondano sul fondo, insomma si ha un risultato pessimo. Quindi è fondamentale che la farina di riso sia di questa struttura, molto fine, ok? Di solito si trova abbinata agli alimenti per bambini, dove si fanno le pappette per i bimbi, cose così. Comunque ripeto, se non si ha la farina di riso, sostituiamo tranquillamente con quella di frumento.